Buongiorno a tutti ragazzi, qua il Bicchi vi parla come sempre, sono tornato qua oggi con un nuovo video. Oggi siamo qua con la serie che ho iniziato da un pochettino, o meglio questo qua è il terzo episodio di Verso la Top 150, dove semplicemente andiamo a cercare di raggiungere la Top 150 nel Battle Spot. Il team è il solito, ve lo faccio vedere, non ho ancora cambiato il teratipo di CU, ma per il resto è come l'altra volta. Ragazzi, come al solito, prima di farvi vedere la squadra, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché quasi nessuno di voi lo è una cosa che mi aiuterebbe tantissimo e soprattutto non vi costa niente, quindi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo direttamente in partita. Scherzavo ragazzi, stavo per andare in partita senza farvi vedere il team, che per l'appunto è il solito. Vi do qualche secondino dove dico parola a caso per vedervelo, però basta, i secondi sono finiti, andiamo in partita. Allora, io provo ad uscire così, sinceramente penso di essere abbastanza messo male. Io so che team è questo, l'ho usato anche io in qualche video. Quel Suicune è Terra Drago, ha Rillaboom con Fake Out per andare a far mettere la Tailwind a, per appunto a Suicune. Lui deve, per se, dal mio punto di vista, poi per forza non direi proprio, ma secondo me lui deve portarsi dietro Suicune per pareggiarmi. Oddio, stavo per vomitare. La Tailwind potrebbe esserselo portato dietro. Allora, quel Shen Pao non è un onimanto, non è cose strane. Quell'Arcanine ci potrebbe dare fastidio, ma qua noi abbiamo un Fake Out da usare su. Allora, qua mi mettono in crisi tutti e due. Allora, mossa fuoco fa male, ma non troppo. La reggiamo in teoria. Allora, qua lui la scaglia gelo la usa sicuramente. Se no, la cosa che posso fare è tirare fire. Assolutamente. E gli diamo fastidio. Io provo a fare così. Il bruciapelo lo faccio però. No, devo farlo di qua il bruciapelo, perché sennò lui mi fa la frana e ci fa male. Vediamo. Vediamo come va. Allora, sinceramente non so come potrebbe andare il tutto, perché la lead così non so come gestirla, ed è il problema di avere Ogre Pond Fire e non Ogre Pond Water, perché in questo team messo dentro Ogre Pond Water, cazzo, non è affatto male. Ok, io qua sono andato a fare Fake Out. Quell'Arcanine è Choice Band, quindi siamo a posto, più Tailwind. Dicevo che con Ogre Pond Water qua ci dà la possibilità anche di uscire in lead Ogre Pond Fluttermane, perché redirectiamo, diamo diversi problemi all'attaccante di là. Però allora, io qua farei a questo punto, secondo me arriva una scaglia gelo. Fa male, sì, però è sacrificabile Ogre Pond, no, perché tira le pigne, Fluttermane tanto meno. Quindi si tenta la tempesta e vediamo. Lo sbigo ci fa malissimo. Entra la tempesta, rompiamo la Sesha Pao e va benissimo. Mazzo legno lo tiriamo giù, perfetto. Quell'Arcanine ce lo siamo sbrigato, è l'unico Pokémon Fire che effettivamente riesco più o meno a gestire, il resto è totalmente ingestibile qualsiasi cosa. Quindi un po' me, devo assolutamente mettere Ogre Pond Water lì, per forza, c'è poco da fare. Allora, lui qua terra assolutamente, cioè deve per forza terrare. Allora, lui mi riusa succhia pugno, sicuro. Io faccio Scold, non me lo può usare perché mi sta sotto. Io faccio Taunt di qua. Però se io sono più veloce, in teoria la mia erbo scivolata parte prima di succhia pugno, in teoria. E riusiamo la tempestina. Vediamo, perché io volendo poi mi posso anche giocare il Sun, perché lui dietro sia Lando, sì, lui dietro ha per forza Lando, mi tiene in scacco tutto il team. Sucker Punch non entra perché appunto siamo più veloci.
Tempestina su chi missa? Ecco. Quello che non doveva missare. Però lui qua non ha terato. Lui qua usa Telu. Ah, Ice Wind, ok. Ok, lui usa Ice Wind qua, va benissimo. A meno uno. A meno uno. Non so se a meno uno li sto sopra. Non so se a meno uno li sto sopra. Mannaia. Devo provarci. Dobbiamo vedere se li stiamo sopra. Se li stiamo sopra siamo a posto. È che Viso Truce non so se entra prima di... dello Sbigo. Dello Sbigolo. Proviamo. Devo provarci perché non so se ci sto sopra. Ma a parte che sono un coglione, è buio. Che ho trollato. Però si è fatto un crit che non gli serviva. Ho trollato, regà. Sono un pollo. Lui è buio. Io sono andato a fargli Viso Truce. Ma perché? È buio, no? Aspetta, lui non è buio. No, però aspetta, no. C'è qualcosa che... su cosa non funziona Viso Truce? Io ho dei problemi, vedete ragazzi? Io e Pokémon abbiamo dei problemi. Scary Face, su cos'è che non va? Viso Truce, ok. Mannaggia, oh. Sicuramente qualcosa. Allora io qua il campo è ancora attivo, quindi ho ancora un turno di... Io così li sto sicuro sopra. Ma anche così in teoria sto abbastanza sopra il mio amico. Ok, io qua così un po' di pressione la metto. Forse però è finita la Tailwind, vero? Vabbè, ma intanto la posso rimettere, sti cazzi. Magisbrillo e Tailwind. Lui non mi sta tirando giù Tornadus. Io dopo ho ancora un Sunny Day dietro da giocarmi. Ok, lui c'è un Paolo protegge. Mamma mia, meno male perché... se io rimango così e mi fa Sucker Punch, mi esplode, mi detona. Giustamente, lui riusa Ice Wind. Io dovrei comunque essere sopra. L'unica cosa che io non posso assolutamente... cioè, a parte che... allora, volendo ce l'ho il... sì, lo switching dentro gratis... ce l'ho. Lo switch in dentro gratis ce l'ho tranquillamente. Quindi io qua faccio così. Perché qua lui usa cose strane. E Sucker Punch mi esplode. Deve entrarmi la tempesta. Gioco tutto sulla tempesta sto giro. Siamo a meno 2 sotto Tailwind. Non penso di essere più veloce assolutamente. E quel CM Pao sotto Tailwind. Però lui quel CM Pao sta usando solo Sbigolo. Usa solo Sbigolo attacco. E se io entro con Black Wind Storm, secondo me non è così male. Clear Amulet. Io non mi ricordo. Non mi ricordo come quel CM Pao è Clear Amulet. Lui usa Scagliagelo. Lui ha usato Scagliagelo. Ok, questo è un piccolo problema. È un piccolo problema. Ha usato Scold di qua. Va benissimo. Perché giustamente Scagliagelo se entrava su Fluttermane me lo detonava. Però facendo così invece... gli dirò, ok, Lando è da aggiustare immediatamente. Lando è da aggiustare, però... 20 in coda 1.
Io ne ho ancora due diventi in coda. Io devo far così. Stollo. Stollo, lui qua cosa vuole fare? Lui non può proteggersi. Io però sono più veloce di Lando. Lando non so quanto, dovrebbe avere 121. Facciamo così. Più Sunny Day. Ok, giustamente lui si va a terrare Drago. Non si terra Drago, terra Poison. Io qua dovevo usare Visotruce su quell'ando per essere sicuro. No, sono andato al timer, non mi ha preso. Però aspetta. Lui pensava io proteggessi. Ok, allora io qua dovevo andare su quell'ando. Porca troia, guarda te che ho cambiato mille idee all'ultimo, poi ho deciso di far Sunny Day. Sunny Day non l'ho fatto, ma Sunny Day mi serviva perché io non sono più boosting speed con Fluttermane. Ed era giusto Sunny Day. Perché adesso lui protegge sicuro per stollare. Lui deve per forza proteggere, però. Facciamo così. Shadow Ball. Vediamo quanto danno gli facciamo. Lui deve per forza proteggere. Vediamo. Vediamo come va, ma secondo me lui deve proteggere per il semplice fatto che io la Tailwind è ancora attiva. Quindi va a stollarmi l'ultimo turno di Tailwind. E poi vediamo come finisce la partita, ma. Lui qua deve proteggere. Protegge Tailwind o fa qualcosa comunque lì. Ma io quella slot gliela copro comunque. Quel Suicune. Lui non protegge. Ok. La difesa speciale cala. Va benissimo questo. Ok. E cosa ha fatto? Lui, scusami. Cosa fa lui? Perché attacca per ultimo a sto giro? Ah, giustamente, perché prima c'era ancora la Tailwind attiva. Giustamente, prima c'era ancora la Tailwind attiva. Io qua però ho sbagliato. Dovevo doppiarlo. Io con Lando dovevo doppiarlo. Io ho 205 di velocità. In teoria sono sopra Lando tutta la vita. Io in teoria qua sono sopra Lando. Quindi ce la siamo cavata in qualche modo. Lo doppiavo prima, stavamo a posto. Però comunque, anche facendo così, non siamo messi troppo male e la vinciamo. Ok, questa qua è la seconda partita del team è questo. Lui, a meno che non abbia Fluttermane, Trick Room. Quell'Ursa Luna lo gioca fuori Trick Room sotto Tailwind. Parto Tornadus Rillaboom perché non posso essere fake outato. Probabilmente neanche lui, non lo so. Però quel Iron Hands è assolutamente Clear Amulet. Sta girando Clear Amulet con l'Iron Hands e dà fastidio. Quindi esco così, metto la Tailwind. E dietro ho Raging Bolt perché penso che possa essere Water quell'Urshifu. Intanto adesso c'è Shin Lee Dead Dark, ma sono dettagli. Vediamo. E invece no, è Terra Water quell'Urshifu. Va benissimo. Comunque ho sbagliato, non sono uscito di Rillaboom, l'ho tenuto dietro. Sono uscito così perché non potevo essere fake-outato se lui usciva con Iron Hands. Molto semplicemente. Io qua faccio così. E Sash però lui. È sicuramente Sash. Lui è sesso. Lui è sesso lì. E se so un PS di vita lui. Vediamo. Allora, se ha atterrato anche lui, siamo più veloci. Ma in teoria, senza troppi problemi, siamo veloci. Tailwind, Speed in Boost. Cioè, Boost in Speed con la capsula. Lui
quindi siamo più veloci assolutamente. Vediamo lui chi tira, ma penso tiri Urshifu perché ce l'ha Sash, tipo 99,99% ce l'ha Sash. Teoria è fatto di carta pesta, dovrebbe esplodere Chiyu. Cioè Chiyu, Urshifu. Dovrebbe esplodere. Usiamo il condizionale perché non si sa mai. Tra l'altro il tuo suo tornado si è più veloce. Il suo tornado si è più veloce. Quanto ha tornado? Ah, non lo scoppio neanche. Bene. Benissimo, mentre io metto due cose di qua. Tornadus, max speed. Così, 163. Non so se siamo speed più... cioè max più natura comfort zone, però... io qua... un buon Rillaboom. Non ce lo si fa scappare. Facciamo così. Sun. Gli diamo però una mano dietro. Col sole. Col sole gli diamo una mano dietro. Facciamo così. Facciamo così perché col sole gli do troppo una mano dietro. Perché li attivo... Enzo, l'Iron Enzo, ed è un problema, gli do un vantaggio su quel su quell'Ogerpon Fire ed è un problema. Lui entra con Iron Enzo, immaginavo, ma sono andato di erbo scivolata perché almeno facevamo dei danni. Giustamente, i miei missano solo i Rillaboom. Cioè, e gli altri missa quello che vuoi, ma sì, porco Diaz, non so neanche più parlare. Allora, questa partita da rimettere in piedi è impossibile. Allora, capiamoci bene. Lui qua usa fake out. Lui qua fake out a tutto. Lui qua fake out a tutto. Se mi fa mossa elettro non mi fa troppo danno. Se mi fa drain punch non penso. O a inverti, volte me lo fa su Tornadus per toglierlo dai giochi. Però infatti pensavo potesse andare a fare un giochino del genere. Solo Tornadus. Oh, doppio miss. Godopoli. E noi doppio hit. Doppio Godopoli. Bene, benissimo. Comunque, dicevamo qua, Tornadus è 163 max speed. Voglio capire se siamo in Tai o se semplicemente siamo più bassi. No, 131. Non siamo max speed, siamo max special defense. Siamo 252 così. Allora, io qua farei... quanti turni abbiamo? Lui uno e anche noi uno. Ma se io qua faccio viso troce più... set? Attaccherà? Io faccio fulmine, che se butta dentro uscivo glielo sparo in fronte. Invece no, si protegge. Io sono andato doppio con viso truce anche. Ma che puttanata ho fatto? Cazzo. Drain punch. No, sprezza lampo, ok. Va bene. Ce l'accogliamo. Il succhia pugno, cioè lo sprezza lampo ce lo accogliamo. Ma qua direi che non è troppo un problema per il semplice fatto che... allora, 20 code è finito, abbiamo ancora un turno di grass che cioè, dobbiamo assolutamente sfruttare. Allora, Clear Amulet evita le discese di cose, di cazzo. Allora, lui ha 3 Pokémon morti, però sono comunque 3 Pokémon. E io qua farei una cosa del genere, così più... dietro chi ha?
E qua fulmine di qua su qualsiasi persona voglia entrare. Si è rischiato il Blickwing Storm? Ah no, ok. Per un momento non mi ricordavo, ma avevo paura si fosse rischiato il Blickwing. Ok, lui viene giù. Vediamo adesso con chi vuole entrare. Un piccolissimo recover ce lo facciamo. Ci portiamo anche full vita di nuovo il nostro Raging Bolt. Allora, dipende tutto chi ha come ultimo. Flutter, immaginavo. Flutter dà fastidissimo. Però Grass è ancora su. Quanti toni ci sono ancora di Grass? Uno. Se non protegge. Se non protegge. Se non protegge. Vuol dire che attacca. E se attacca viene giù. Se attacca viene giù. Ok. Non so se l'ho rimessa in piedi o ha trollato lui a giocare. Ok. Il succhiapugno. Ok. Lui ci ha succhiato. Ci ha succhiato tutto lui. Allora. Allora, lui come ultimo Pokémon dietro ha Urshifu. L'unica cosa che con Urshifu, a parte che non ci tocca, però se ha Aqua Jet, allora se lui ha Aqua Jet non ci parte. Ma vuole usare Aqua Jet non ci fa danno se usa Aqua Jet. Se lui usa Aqua Jet non ci fa danno. Devo usare esatto. O Close Combat o non lo so, un Surging, perché Aqua Jet mi sembrava un po' infattibile da usare. Il succhiapugno ci fa 70, 90, 18, 26, ne reggiamo un paio di succhiapugni. Di succhiapugni ne reggiamo un paio, vediamo. Male, malissimo. Deve finire la Tailwind dopo. Vediamo quanto noi facciamo. Un cazzo, abbiamo perso. Abbiamo ufficialmente perso. Avrei dovuto usare Urlo Rabbia al posto di Drago Pulsar. Ah no, Urlabio no, neanche. Non ci salviamo neanche con un crit. L'avevo quasi rimessa a posto, ma ho ignorato troppo Iron Hands e niente. L'abbiamo persa, ma non importa, dai. Tutto sommato siamo andati abbastanza bene. A questo punto della partita ci sarebbe servito molto semplicemente il nostro Flutterman. Allora ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Poteva andare un pochettino meglio, una vinta una persa. Non devo buttare Flutterman come l'ho buttato, devo cercare di gestirmelo meglio, però tutto sommato non è andata troppo male. E il fatto di avere Ogre on Fire anziché quello Water è un po' un problema. Comunque, io ragazzi vi ringrazio per aver visto il video, vi auguro una buona serata, buona giornata, buon pranzo, buona cena in base a quanto state vedendo questo video, e noi ci becchiamo con il prossimo.